Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Juventus Bologna, che la partita viene vinta dalla Juventus. Parliamo prima del primo tempo, della prima frazione di gara che la Juventus ha dominato. Il Bologna l'ha preparato molto difensivo nel primo tempo, prendendo il gol di Arthur, però per me è autorete perché lo prende prima Schouten, mi sembra, il difensore del Bologna, e poi va in rete, cambia direzione e va in rete e spiaccia il portiere lì. Nel secondo tempo si è visto un altro Bologna. Nel secondo tempo si è visto un altro Bologna. Si è visto un altro Bologna, che è un Bologna che ha attaccato, non ha pensato solo a difendersi, ma ha pensato anche e soprattutto ad attaccare. Perché Bologna nel secondo tempo non si è messo paura, attaccato, attaccato, attaccato. Poi la Juve. Come attacca un po', segna e chiude la partita. Ormai là la partita su 2-0 al 71esimo era ormai chiusa. Comunque ho lasciato Arthur, vabbè, che ce l'hanno assegnato il gol. Arthur in tribuna e McKennie in tribuna. Al fantacalcio, io che dovevo vincere, rimango Arthur e McKennie in panchina. Poi portava titolare Morata all'80%, il caro Mister P lo mette Kulusevski titolare al posto di Morata. Portava Morata titolare all'80% al fantacalcio, ho detto ora lo metto che penso che giocherà sicuramente titolare, 80%, non credo che cambierà all'ultimo. Cambiato all'ultimo. Ronaldo a fantacalcio, ovviamente titolare, non mi segna ma mi fa l'assist, non fa niente. Però dai Ronaldo, non segnare solo contro il Napoli, ma segna anche contro le altre squadre. Che tra l'altro contro il Napoli hai segnato anche Supercoppa, che non valeva il gol, perché il fantacalcio si gioca solo in Serie A. Ronaldo, non segni da 3 giornate consecutive, mi sembra. Ora controllo contro l'Inter, vabbè, non ha segnato nessuno della Juve. Contro il Sassuolo, sì, ha segnato ma non ha giocato bene. Questa è la seconda giornata di fila che non mi segna CR7 al Fanta. 343-344 crediti, non lo so. Un giocatore che l'ho pagato così tanto al fantacalcio che ci vale per me, però dai, in questo periodo non sta segnando più. L'ultima volta che ha segnato in campionato ha segnato contro il Sassuolo, giocando anche una schifezza. E niente, ora vi dico un po' le statistiche della partita, le statistiche che ho visto. Un grande Siriku e dall'altra parte con continuità un grande Szczęsny. Dà continuità alle sue prestazioni bellissime Szczęsny veramente sta dimostrando di essere un gran portiere, un gran sostituto di Buffon. A certi momenti non piace Szczęsny, nemmeno a me fa impazzire, però in questo periodo sta andando alla grande, veramente. Rabbio che ce l'ha a fantacalcio, Skorupski. L'ho messo titolare, Skorupski ha fatto la partita dell'anno. E ovviamente fa una paratona su Rabbio, tiro anche potente, ma Skorupski la para. Alvaro Morata, non segna, vabbè perché è subentrato.
De Ligt, vabbè, l'ho rimasto in tribuna perché non portava chi giocava, ma non ha giocato nemmeno dai titolari. Bella prestazione nel primo tempo della Juve, nel primo tempo c'è da dire però, perché nel secondo tempo si è visto un altro Bologna, il Bologna aggressivo che attaccava, è un grande Szczęsny. Szczęsny per me ha salvato di nuovo la Juve, ha salvato di nuovo la Juve per me, Szczęsny. Parliamo anche delle statistiche della partita, cioè i tiri totali a 23 la Juventus e 11 il Bologna. Tiri in porta 11 la Juventus, 2 il Bologna. Comunque ha meritato la Juventus. Non è che non abbia meritato, scusate per i sbadigli. Tiri in porta 2 la Bologna, possesso palla 53 la Juventus, che ormai ha un grande. Fa girare bene la palla la Juventus. E 47% il Bologna. Falli commessi, Bologna ha giocato comunque anche una partita fallosa che per la Juve stava costando Bentancur, perché Bentancur, c'è da dire, nemmeno un minuto ha preso una botta sul piede, era freddo, è normale, era freddo, però poi è guarito e non ha sentito niente, giocando anche tutti i 90 minuti, quindi non è niente di grave. E niente, ragazzi, il video può finire qui. Io aspetto il mio carissimo Napoli. Vado a vedere il mio carissimo Napoli. Che spero che vincerà. Perché la Juve ha vinto. Si mette male se non vinciamo. Si mette male. Comunque, buona notizia, bellissima notizia. Che Osimhen lo ritroviamo in panchina. Osimhen, bellissima notizia per noi napoletani. E quindi spero che si sblocca, ma non in questa partita, perché sicuramente cioè, entrerà in partita in corso del secondo tempo, 70esimo, 75esimo, massimo 80esimo. Entrerà e niente, ragazzi. Ciao. E forza Napoli. Speriamo che vinciamo. La vedo dura. La vedo molto dura e difficile. Però se vogliamo, battiamo il Verona. Dai.